La Guardia Costiera Libica, da anni referente nostro dell'Unione Europea per la politica migratoria nel Mediterraneo. Marco, stai guardando dalla Gruber il servizio di Pagliaro sulla Guardia Costiera Libica? È un servizio bellissimo, caro Paolo. Dici che è bellissimo? E certo! Ricorda gli italiani il fenomeno dell'immigrazione, lo abbiamo stoppato io e te, sì, trattando con la Guardia Costiera Libica, te lo ricordi? Sono un tantin preoccupato, Marco. Di cosa? Di cosa può venire fuori sulla Guardia Costiera Libica? Ma cosa vuoi che venga fuori sulla Guardia Costiera Libica? È un flebile simulacro di autorità statale, visto che in Libia lo Stato non c'è. Ma è soprattutto una cozzaglia di milizie e mercanti di esseri umani. Marco? Sì, Paolo. È venuto fuori che sono una cozzaglia di milizie e mercanti di esseri umani. Sta parlando male della Guardia Costiera, mica di noi. Della Guardia Costiera. Il giornalista Nello Scavo ha rivelato che 2 anni fa, per fermare i flussi migratori verso il nostro paese, i funzionari del governo italiano hanno trattato anche con un pericoloso criminale che già l'ONU aveva indicato come boss mafioso e trafficante di esseri umani. Marco. Dimmi, Paolo. Abbiamo trattato coi mafiosi e coi trafficanti. Ti prego, Paolo, fai l'uomo. È un'accusa vaga, non hanno i nomi. Il libico nome di battaglia Bija. Oh, cazzo, hanno i nomi. E io un forte reflusso, Marco. Ti prego, Paolo. Era stato immortalato poco tempo prima in un video del Times mentre picchiava selvaggiamente un gruppo di migranti su un gommone. Marco. Sì, Paolo. Picchiava i migranti su un gommone. Io domani non ci vado a Bruxelles, Marco. Stai calmo, puttana di una Bija. Noi possiamo sempre dire che con costoro non abbiamo negoziato. Con costoro l'Italia ha negoziato modi e costi della gestione dei flussi migratori. Marco? Sì, Paolo. Abbiamo negoziato. Sì, ma non hanno parlato dei lager. Dei prigionieri politici. Perché in quel caso vorrebbe dire che siamo complici, ma vedrai che Pagliaro non lo dice. Invece ci sono i lager, ci sono i prigionieri e tra i complici ci siamo purtroppo anche noi. Cazzo, l'ha detto? Se l'ha detto, sì. E smettila di lamentarti come una mammoletta. Eravamo d'accordo tutti, non potevamo lasciare i lager alla Marco, destra. Capisci, Paolo? Noi siamo di sinistra. Che cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Lo diceva pure Gaber. Chi? Gaber, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ecco, ora cosa fai? Ti lamenti tutta notte? Ciao!